Ciao, sono qui oggi per una restituzione relativa al lavoro che ho fatto insieme a Elisa De Meo. Mi sono rivolta a Elisa inizialmente per una one-on-one session per andare a sistemare alcuni pezzi dei miei contenuti perché mi sentivo troppo appesantita e troppo pressata e non riuscivo a trovare la leggerezza che mi piace, con cui mi piace lavorare, per produrre contenuti che arrivassero alle persone e con Elisa abbiamo fatto un lavoro su questo aspetto qua ed è stato un lavoro estremamente nutriente che non mi ha mai lasciato. Una volta che ho capito alcuni passaggi che lei mi ha insegnato, ancora oggi a distanza di molti mesi, continuo a portarmi a casa i frutti e continuo a essere più brava quando scrivo i contenuti in autobus. Mi rifaccio alla restituzione precedente per chi volesse sapere di cosa sto parlando. Qualche settimana dopo ho deciso di contattare Elisa con cui avevo lavorato così bene per farmi aiutare a mettere mano al mio percorso. Il mio percorso funzionava, ma io volevo farlo funzionare ancora meglio inteso come struttura per una facilità mia, personale, professionale, perché mi piace sapere quali step far fare alle persone e per organizzare anche i contenuti della mia piattaforma online. Con Elisa, a parte che lavorare con Elisa è veramente divertente, dici, oddio, ho 3 ore con Elisa, mi preparo perché saranno toste, ma saranno veramente piacevoli. E così è stato. Elisa mi ha aiutato a riorganizzare un po' i contenuti, a capire quali sono i mal più senza, quali sono invece gli aspetti negoziabili sui quali si può anche soprassedere, quali parti far fare da sole alle mie persone e quali parti invece è meglio che facciamo insieme perché il risultato è migliore. La cosa fantastica di questo pezzo qui che abbiamo fatto insieme Elisa ed io è che nel corso delle settimane e dei mesi successivi ho finalmente trovato la spinta a definire ancora meglio la mia nicchia. O meglio, prima lavoravo con donne che volevano far pace con le proprie emozioni e poi finalmente ho lanciato il cuore oltre l'ostacolo e adesso mi occupo di mamme che vogliono far pace con la propria rabbia per non urlare, per non esplodere. Quindi mi sono ritrovata anche a un certo momento a dirmi: ok, io ho un percorso pronto per le donne che vogliono far pace con le proprie emozioni e per le mamme che vogliono far pace con la propria rabbia. È stato fantastico utilizzare gli strumenti che mi ha dato Elisa, il nostro file Excel, tutti gli appunti che mi sono presa, per andare un pelino a riorganizzare il percorso e a inserire quei punti chiave come se fossero dei grimaldelli che sono utili non solo alle donne che vogliono far pace con le proprie emozioni, ma soprattutto alle mamme che vogliono far pace con la propria rabbia. Quindi io mi sono ritrovata ad avere un percorso, soprattutto lato automatizzato, lato piattaforma online, fatto e finito. È assolutamente declinabile anche alle mamme con qualche aggiunta e qualche spostamento che mi è venuto molto semplice da fare proprio per gli strumenti e la leggerezza che mi ha lasciato Elisa. Quindi, se ti stai domandando che faccio, la contatto, non la contatto, chiedo una one long session o meno, io ti dico assolutamente sì, fallo. Per me sono stati dei soldi molto ben investiti. Elisa, tra l'altro, non chiede miliardi come ho visto chiedere in giro dalle varie consulenti e ti dà un lavoro pulito, ti fa fare un lavoro pulito e che ti porti dietro per tanto tempo e i cui benefici senti anche a distanza di mesi e questo per me è un valore aggiunto del lavorare con una professionista, che non è che quando chiudiamo la call, ok, è finita lì, ma quello che ho me lo porto dietro e posso riutilizzarlo nei mesi successivi, oltre al fatto che Elisa è una persona squisita e quindi se mi viene un dubbio, se mi viene un'idea, c'è sempre spazio e apertura da parte sua per un confronto diretto e sincero. Ciao, buona giornata!